Allora, ci troviamo per avere premiato Italo Porto con il premio Valentino De Fazio. C'è una coincidenza particolare: io ho insegnato al Valentino De Fazio il mio primo anno di insegnamento alla Lamezia Terme. Poi ho avuto abitato a Conflenti di avere Italo sia alla scuola materna, ha fatto scuole elementari, scuole e liceo scientifico a decollatura. E io penso che era già un predestinato, perché da piccolo ricordo un episodio particolare del dottore Porto. Nella scuola materna un bambino si fece male, fece un taglio a un braccio, e lui disse al bambino: non ti preoccupare, non piangere, tanto adesso viene papà e ti cuce. Il suo papà era medico condotto del paese. Un altro episodio che ricordo con particolarità per notare l'intelligenza del dottore Porto è quello che stavamo giocando a tennis davanti alla chiesa. Lui mi disse: donna dama, insomma, se mi dà la racchetta gioco pure io. Ecco, quindi credo che veramente il premio a Italo Porto, dottore Porto, è meritato, perché ci dà veramente luce per la nostra Calabria che ne ha tanto bisogno. Tanti auguri anche a chi ha organizzato e per aver fatto un'ottima scelta.